Quanto sarebbe bello poter dar vita e rendere tridimensionale una propria illustrazione? Ciao sognatori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessandra, sono un'illustratrice e oggi affrontiamo insieme un tema un po' particolare, molto creativo. Qualche tempo fa, per chi fa parte della nostra community Facebook sicuramente se lo ricorda, diciamo i primi di giugno, la prima settimana di giugno, abbiamo fatto un sondaggio in cui abbiamo detto che avremmo creato un personaggio a cui poi attraverso una collaborazione avremmo dato vita, senza entrare troppo nel dettaglio di quella che poi effettivamente sarebbe stata la realizzazione. Quindi abbiamo dato la possibilità a tutta la community di votare delle caratteristiche fisiche particolari. Hanno votato circa 77 persone, se non erro. Ne sono uscite fuori comunque delle caratteristiche molto specifiche. È uscito fuori il fatto che dovesse essere una donna, che dovesse essere una bambina, con le trecce, alta, corpulenta, fatata, magica, rubiconda, che significa, a quanto ho capito, con il volto insomma un po' rosso, con vestita con farfalle e fiori. A questo punto però, qual era in realtà la collaborazione che stavamo andando ad avviare? Era una collaborazione con un progettista che ho conosciuto di recente, Gabriele Casetta, con cui stavamo pensando di rendere tridimensionale il personaggio che avrebbe descritto la community. Quindi la nostra idea qual era? Raccogliere tutte le informazioni, andare ad illustrare il personaggio secondo le caratteristiche che avevamo raccolto e poi da là procedere con la progettazione tridimensionale del personaggio. Riandiamo a vedere tutte le caratteristiche, così entriamo un po' anche nel merito dell'iter di creazione. Queste sono tutte le caratteristiche che la community ha deciso di definire nella realizzazione del personaggio. E questo è lo sketch del personaggio che poi effettivamente sono andata ad illustrare, cercando di attenermi il più possibile a quelle che erano le indicazioni che ci sono state fornite dalla community. A questo punto però, questo è lo sketch, quindi in bianco e nero, vi mostro come si è evoluto tutto l'iter creativo, perché ovviamente per fare la stampa 3D c'era bisogno di un vettoriale che sono andata a realizzare al solito con Illustrator, che come sapete è un programma che utilizzo solitamente. Sono andata a realizzare quindi il vettoriale, a dare il colore e la definizione del personaggio e poi ho passato il materiale a Gabriele, che ha proceduto con la parte di realizzazione 3D. Quindi direi bando alle ciance, partiamo subito con il video e vi mostro qual è stato l'iter creativo nella realizzazione del disegno in vettoriale. Ed ecco il nostro personaggio ultimato. A sinistra vediamo solamente l'outline vettoriale che manderemo a Gabriele per la parte di realizzazione 3D, a destra invece il personaggio completo con tutti i dettagli che mostra come verrà il personaggio una volta dipinto. Direi che possiamo procedere e mandare tutto a Gabriele.
Quindi una volta ultimato il vettoriale e una volta che anche Gabriele ha ultimato la parte di progettazione, si è potuto procedere con la stampa. Stampa tridimensionale che ha portato a questo risultato. Cerco di farvela vedere nel miglior modo possibile, ma adesso entriamo un pochino più nel dettaglio. Ed ora siamo pronti per passare alla colorazione. Ed ecco qui il nostro risultato, la nostra fatina realizzata, colorata, c'è anche il dettaglio sulla parte del retro con la farfalla, perché poi alla fine non sono riuscita a metterlo nella parte frontale della maglia, che come forse si intuisce dal video, era veramente impossibile entrare nel dettaglio in uno spazio così piccolo, quindi poi alla fine ho deciso di cancellarlo e andarlo a rifare sulla parte sul retro. Comunque adesso vi mostro un po' più nel dettaglio il lavoro con delle foto che dovreste vedere ora. Bene ragazzi, quindi come abbiamo visto questo è il risultato di questo progetto. Io spero in generale che comunque il video e tutto l'iter creativo vi sia piaciuto, anzi spero che comunque anche chi ha votato all'interno della community abbia apprezzato il risultato di questa idea che comunque alla fine è nata insieme, l'abbiamo sviluppata insieme, quindi fateci sapere, mi raccomando, che cosa ne pensate qui nei commenti. Poi ovviamente per chi vuole disegnare con noi vi aspettiamo all'interno della community Facebook oppure sul profilo Instagram nel caso in cui non utilizzasse Facebook, siamo anche su TikTok. Se volete rimanere aggiornati su tutti i nostri video vi ricordiamo che potete iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche e a questo punto a me non resta che ringraziarvi per averci seguito fin qui. Io vi auguro una nuova splendida giornata creativa e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!